Il vostro corpo, proprio come i vostri occhi, sono lo specchio della vostra anima. In questo non c'è un giusto o uno sbagliato, ma certamente, se si sta parlando di salute e di benessere, il fatto di avere un corpo di un certo tipo facilita di gran lunga le cose. Quando la situazione si fa troppo pesante e insostenibile, allora significa che è arrivato il momento di alleggerirla. Ed è lì che puoi iniziare a renderti conto che nonostante gli sforzi, nonostante le fatiche che occorrerà compiere, tu riuscirai a portare a termine ogni compito e riportare e ristabilire l'equilibrio tra i due piatti della bilancia. Il tuo corpo è ciò che trasmette al mondo esterno ed è ciò che recepisce. Non si tratta semplicemente di perdere peso o avere la taglia perfetta. Significa volerti bene. È il piacere di piacersi veramente e non dell'immaginarsi cose irraggiungibili. Ci sono già troppe persone là fuori che vivono una vita che non hanno. Ci sono già troppe persone che vogliono dimostrare al mondo quello che non sono. Tu non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Tu devi dimostrare a te stesso, a te stessa, chi sei veramente, cosa puoi fare veramente, per far sì che tu possa ottenere quelli che sono i tuoi risultati, i tuoi obiettivi, che ti rendano felice, che ti rendano sereno, che ti possano far vivere in pace con te stesso e te stessa per il resto dei tuoi giorni. E poi pare quasi bizzarro, ma quando ottieni quei risultati, le persone poi alla fine si ispirano a te. Dunque, tornando a noi, com'è che esattamente vuoi diventare? Chi è che vuoi diventare? Che direzione vuoi perseguire? Perché sai, il mettere in atto tutti quelli che sono i passi necessari da compiere è la conseguenza dello stabilire prima una direzione specifica, precisa e che sia abbastanza flessibile da consentirti di vivere bene. Alcuni si lamentano di non riuscire a smettere di mangiare. Si trovano di fronte al cibo e semplicemente riescono a non smettere di ingozzarsi. Questo tipo di atteggiamento può avere delle ripercussioni davvero pesanti sulla vita di un individuo. Ed è per questo che reputo davvero importante che le persone imparino a scegliere di prendere o lasciare. E tra i due la vera libertà non sta nel prendere o lasciare, ma semplicemente nel sapere di poterlo fare e scegliere l'opzione migliore per te e per la tua vita quando è il momento di farlo. E sai, quando ti rendi conto di poter scegliere di prendere o lasciare, tutto cambia, le tue possibilità aumentano, perché non stai più a pensare se è semplice o difficile, ma semplicemente scegli di prendere o lasciare. Questo per me è fondamentale nel cambiare un atteggiamento. E questo a prescindere che si tratti di un disturbo alimentare, del scegliere di prendere una sigaretta tra le mani o di trattare in un certo modo il proprio compagno o la propria compagna. Perché se non hai un meccanismo dentro di te che ti consente di scegliere se prendere o lasciare, inevitabilmente continuerai a portare avanti quell'atteggiamento perché penserai che sia l'unica via percorribile. Perché si tratta proprio di quello, è lì che sta il trucco. Far sì che si prendano solo e solamente buone decisioni. Sai, la questione del perdere peso, del dimagrire o del avere una buona forma fisica, per la maggior parte delle volte non deriva prettamente da una componente fisica, ma piuttosto dall'intera componente detta psicofisica. Infatti, il come utilizziamo il nostro cervello va a influenzare i nostri atteggiamenti che si rifletteranno sul nostro corpo e viceversa. Allo stesso modo, inevitabilmente, ti renderai conto che il seguire semplicemente solo una buona alimentazione non è sufficiente. L'allenarti e basta di per sé non è sufficiente. E il dissipare lo stress e basta, allo stesso modo, non è sufficiente. Ma è l'insieme di queste componenti a generare quello che è una forma fisica ottimale. Hai mai provato la sensazione di sentirti più forte, più resistente? Perché sai, è assurdo, ma quando rafforzi il tuo corpo, quando acquisisci forza e resistenza, pare come se il tuo animo allo stesso modo, di riflesso, diventasse più forte e resistente. Tanto più sviluppi un fisico in forma, un fisico adeguato a quelle che sono le tue esigenze, tanto più la tua autostima cresce e sale. E pare quasi paradossale, ma gli altri lo notano. Ciò che separa veramente le persone da quello che è il risultato che vogliono ottenere sono le scuse.
Lavorando ormai da quasi un decennio nel mondo del fitness come trainer, ho avuto modo di sperimentare e di mettermi a confronto con sia diverse persone che diverse realtà. Tutto ciò che ho sperimentato e tutto ciò di cui parlo l'ho prima messo in atto su di me, l'ho sperimentato su di me. Ho letteralmente fatto dei test per capire come rispondeva sia la mia mente che il mio corpo. Sicuramente tutto ciò che ho fatto non sarà la Bibbia. E di certo ci sono persone che fanno le cose in modo migliore di me, che sono più forti di me, che le fanno e le riescono a trasmettere in modo migliore di me. Ma per quanto ne so io, le persone, se vogliono ottenere dei risultati concreti, devono parlare di meno e agire di più. Devono smetterla a un certo punto di guardare gli altri e iniziare a fare loro quelli che sono i passi necessari da compiere. Ma nonostante ciò, penso che chiamare in causa un vero esperto, un vero professionista del settore, sia qualcosa di più che lecito e soprattutto proficuo. Daniele Concas, sportivo che proviene dalla Vera Gavetta. Lo sport gli ha letteralmente salvato la vita. È un ex atleta professionista di kite wave e waterman a 360 gradi. Ha dedicato la sua preparazione su tutto ciò che riguarda l'outdoor nelle sue forme più estreme, sia a terra che in acqua. Ora usa la sua esperienza per preparare i suoi allievi e professionisti di alto livello. Atleti di alto livello. Atleti come Nicolò e Maddalena Spano, windsurfisti che insieme possono contare 4 titoli mondiali, 2 titoli europei, 16 italiani e 6 titoli tra le varie gare internazionali, mentre nel kitesurf Alessio Pintus con 2 titoli italiani. Perché sei qui? Vuoi dimagrire? Vuoi aumentare la tua massa? Vuoi stare meglio? Qualsiasi obiettivo tu abbia, devi essere pronto a metterti davanti a un bivio, perché la tua vita sta per cambiare. Perché una volta individuati i paletti della tua motivazione, che è la cosa più facile, dovrai scontrarti con te stesso. Già, perché sei proprio tu il tuo peggior nemico. Perché il primo cambiamento è mentale, il secondo è fisico. Perdere peso, infatti, non significa necessariamente dimagrire. Prendiamo per esempio un dimagrimento veloce. Come fanno le persone a perdere 15 kg in meno di 2 mesi? È possibile? Sì, è possibile. Ma siamo sicuri che si dimagrisce in modo sano? Perdere peso velocemente è possibile. Abbiamo un problema però, rischia di perdere più liquidi e inevitabilmente anche massa muscolare piuttosto che avere un effettivo dimagrimento e quindi un effettivo benessere. Il che significherebbe semplicemente non stare bene e rischiare di mandare in stress la mente e il corpo. Questo rischierebbe di farci riacquisire i chili persi e inevitabilmente di prenderne tanti altri. Ma quindi, come si fa a dimagrire? Qual è il metodo giusto? Chi mi può aiutare? Innanzitutto ci faremo aiutare da un nutrizionista, un dietologo, magari un preparatore che ci aiuti ad avere un bilancio calorico negativo. Cosa significa? Significa che le calorie che introduciamo all'interno del nostro corpo devono essere inferiori a quelle che andiamo a bruciare. Il concetto è che mantenendo una buona dieta e un buon esercizio motorio, inevitabilmente riusciamo a conservare quelle che sono anche le masse muscolari, cosa che sarebbe molto difficile da ottenere tenendo una dieta fai da te e soprattutto troppo ristretta. Il successo, io ti parlo del mio successo con le persone. Il successo con le persone è perché gli rendi semplice una cosa difficile. Non gliene frega un cazzo di sapere che l'ossigenazione funziona in quel modo. Io compro qualcosa, io voglio qualcosa di veloce, prendo la pillola per non prendere la polvere, perché non ho voglia di shakerarla. Siamo in un'epoca dove io vedo che le persone vogliono solo ridurre il problema, non gliene sbatte un cazzo di cosa c'è dietro. Per quello è più facile mettere la foto con i miei addominali su Instagram piuttosto che far vedere il processo con cui li ho vissuti o li ho presi. Cioè loro vogliono sapere, sì ok io faccio la dieta, ma poi come faccio ad andare avanti? Soffro? Sì soffro. Soffrirai, minchia se soffri. Nulla ti farà scappare da questo. Le bugie non le puoi dire, quindi inevitabilmente il percorso sarà difficile? Sì, il percorso sarà molto difficile. Soffrirai? Sì, perché avrai bisogno di fare questo. Però la conseguenza di tutta questa sofferenza quale sarà? Sentirsi meglio. Dopo le prime settimane. In tutto questo non posso negarti che ci saranno momenti di sconforto e che comincerei a pensare che
non riuscirei a farlo anche per domani, dopodomani, per un mese, per 6 mesi, un anno. Devi metterti in testa che però l'obiettivo non è facile, ma è raggiungibile. In base a questo, una volta che comincerai il tuo approccio all'attività, dopo le prime settimane comincerai ad avere già i primi giovamenti. Comincerai a essere più felice, a essere più attivo, incomincerai ad avere un umore migliore, lo stimolo della fame piano piano comincerà a regolarizzarsi e quindi diventerà più sopportabile quello che è fare la dieta. Inevitabilmente avrai più una sensazione di benessere, di vitalità, sarai più efficiente con le attività quotidiane, ogni giorno sarà sempre meglio, ci sarà un minor rischio di poter sviluppare patologie, comincerai ad avere una maggiore densità ossea e un miglior fitness articolare, diventerai più elastico e starai molto meglio a livello articolare. E in più, la cosa migliore, incrementerai quello che sarà la tua qualità della vita e la tua aspettativa di vita. Sarai molto più felice. La maggior parte delle volte, a meno che non subentrino problematiche specifiche in determinati organi, ciò che determina il risultato del non riuscire a perdere peso è dovuto a due fattori. La prima è la mancanza di organizzazione, la seconda la mancanza di disciplina. In troppi sono convinti che il raggiungere una certa forma fisica, il perdere peso, il dimagrire, siano questioni estremamente complesse. Ma a dire il vero il tutto è abbastanza semplice, in quanto ruota attorno a tre elementi fondamentali. Ovvero alimentazione, movimento e costanza. Se ti alimenti in modo adeguato, assumendo la giusta quantità di cibo, così che possa distribuire bene l'apporto calorico in tutta la giornata, e ti alimenti con cibi sani che ti portino a costruire un corpo che risponda in modo efficace ed efficiente, sarà davvero, davvero difficile che tu possa sovraccaricare il tuo corpo facendo sì che questo accumuli riserve in eccesso. Quando il corpo ne ha bisogno, lo sa e te lo comunica. Ascoltate il vostro corpo ed evitate di passare da un eccesso all'altro. Allenarsi sappiamo bene tutti che fa bene alla salute. Eppure in quanti ignorano questo fattore come se avesse un'importanza minimale. Ci sono mille cose che ti possono soddisfare a livello di piacere e che potresti fare veramente, ottenendone un risultato concreto anche a livello fisico. Ma io dico, devi davvero arrivare al punto di stare da schifo, di stare male o di non poter più fare una cosa per renderti conto di quanto quella fosse importante? Ma forse ti capisco, sai, non hai abbastanza tempo e ancora chissà quante cose hai da fare. Beh, sai una cosa, io mi sveglio tutti i giorni alle 6 di mattina, in modo da avere più tempo. Faccio tutto ciò che fanno gli altri, ma con 2 ore di anticipo. Lo faccio perché rispetto me stesso, perché mi voglio bene e perché so che senza la disciplina giusta, senza la giusta disciplina, non si va da nessuna parte. Se mi impongo di fare una cosa, la faccio. Non ho voglia di farmi il letto la mattina? Vado e mi faccio il letto la mattina subito. Non ho voglia di allenarmi? Molto bene, vado e mi alleno. Non ho voglia di fare quella doccia fredda? Vado e mi faccio quella doccia fredda. Sfido me stesso. Mi porto fuori da quella che è la mia zona di comfort nelle piccole cose, perché so che si riflette anche sulle grandi cose. E proprio come ultimo, solo con la costanza si riesce a creare una certa sinergia tra questi meccanismi. L'essere costante non significa però semplicemente il fare una cosa con una certa regolarità. L'essere costante significa imprimere una vera e propria direzione alle scelte che compiamo. C'è chi dice di non riuscire ad essere costante, ma il paradosso è dietro l'angolo, quando ci si rende conto che si è perfettamente costanti nell'essere incostanti. Si tratta semplicemente di invertire il processo. È un gioco di coerenza e sapete, c'è un unico segreto. Alza quel culo e pedala, alzati da quella sedia e inizia a fare ciò che devi fare. Non mi importa come lo farai, ma devi farlo proprio nel momento in cui pensi di non riuscire a fare le cose, nel momento in cui credi di non essere in grado di farlo. E se qualcosa non funziona, allora è arrivato il momento di fare le cose nel modo diverso.
Se non avete un bell'aspetto, il vostro cervello saprà che state mentendo a voi stessi. Si tratta di fare in modo di sentirsi invece quanto più soddisfatti possibili. Ricorda, le scuse non bruciano calorie. Vivi meglio stando in forma. Stai in forma e vivi meglio. E come disse Joe Girard, l'ascensore per il successo è fuori uso. Prendi le scale, un passo alla volta, e raggiungerai anche i piani più alti. Perfettamente in linea, perfettamente in forma, riuscirai a compiere dei passi che non ti saresti mai neanche immaginato fosse possibile effettuare per te. Ma non troppo velocemente, mi raccomando, fallo ai tuoi tempi. Così che il tuo corpo e la tua mente possano effettuare tutti gli aggiustamenti necessari perché il cambiamento della tua forma e del come incredibilmente ti sentirai sia permanente. Ora, se avessi qualsiasi domanda al riguardo, o per qualsiasi altra cosa, lascia un commento qui sotto e farò tutto ciò che posso per aiutarti. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Se volessi vedere il video nella sua versione integrale e originale, ti basta cliccare qui a destra, oppure trovi il link in descrizione qua giù. Se il video ti è piaciuto, lascia il tuo like e condividilo con i tuoi conoscenti, così che anche loro possano migliorarsi e sentirsi non solo più motivati, ma più sicuri di se stessi. Voglio ringraziarti infine per aver guardato e ascoltato questo video fino alla fine. Non vedo l'ora di rivederti nel prossimo video, molto presto. Un saluto con affetto e stai motivato!